Nei giorni scorsi in Abruzzo si è raggiunta la quota di 8.000 profughi ucraini accolti. Attori principali dell'accoglienza sono proprio gli alberghi che ospitano 4.773 persone. I numeri sono in crescita praticamente solo nel Teramano, che ha già raggiunto quota 4.500 persone accolte, di cui 3.978 proprio nelle strutture turistiche in gran parte della costa. A Giulianova sono 103 minori scappati dalla guerra e ospitati da aprile in un hotel del comune costiero. Io sono stata contattata dal consigliere regionale Simona Cardinali intorno alla fine del mese di aprile e lei si era già mossa in collaborazione con La Voce dell'Abruzzo, un'associazione capeggiata da Nadia Fedirco, e stavano organizzando l'arrivo di questi 103 bambini che hanno i genitori in Ucraina, soltanto qualcuno è orfano, e che vengono dai luoghi maggiormente bombardati, quelli proprio dove la guerra si sente ed è attiva. E quindi io ho fatto da tramite con il Tribunale per i minorenni di L'Aquila e tutti insieme con solidarietà ci siamo organizzati per farli arrivare in Abruzzo. Questo anche grazie al lavoro portato avanti in stretta sinergia con il Comune di Giulianova. Il comune di Giulianova ha aderito, insomma, si è reso disponibile con la protezione civile e li ha ospitati in un hotel qui presso Giulianova. Da lì si sono messe in moto tutte quante poi le forze dell'ordine. La ASL ha creato un presidio pediatrico proprio all'interno dell'hotel per dare assistenza medica ai bambini. Non è facile gestirli perché, ripeto, sono 103 bambini di età compresa tra 13 e 18 anni. Ognuno con delle esigenze particolari, loro qui vorrebbero fare delle attività, vorrebbero uscire, non è semplice perché comunque è una grande responsabilità. In questi giorni il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha nominato un tutore per ciascun minore, così come sono in corso anche le procedure per rilasciare il permesso di soggiorno ai bambini, e le spese sostenute per i documenti sono state affrontate con il ricavato della cena di beneficenza svoltasi lo scorso 6 maggio. Metà di questi tutori hanno già prestato giuramento, gli altri lo faranno il 24 di giugno e tutti insieme, insomma, stiamo cercando di dare un po' di affetto e un po' di aiuto a questi bambini. La Presidente ha deciso per ora di non affidarli, di non farli andare neppure in famiglia, quindi in struttura, però ho due fratellini di 13 anni e 11 anni e quindi ecco, mi prendo cura di loro.